Inzaghi, Juve? Ottima risposta, ma pensiamo solo a noi stessi. L'Inter ha regolato con un perentorio 4-0 l'Udinese, riprendendosi la vetta della Serie A ai danni della Juventus. Abbiamo fatto dei gol molto belli, ha commentato Simone Inzaghi a fine partita. I ragazzi sono stati molto bravi perché questa gara la temevo molto. L'Udinese è in fondo alla classifica, ma ha valori superiori e sapevamo di dover tenere bene palla per evitare le ripartenze. Gara interpretata bene dal primo all'ultimo minuto. L'Inter ha controsorpassato la Juventus in testa alla classifica, abbiamo dato un'ottima risposta in campo. Dobbiamo concentrarci su noi stessi, quello che succede alle altre squadre ci deve interessare meno, pensiamo a noi stessi. Io e il mio staff alleniamo questo gruppo che si allena con grande entusiasmo e noi possiamo incidere su di loro. I risultati aiutano. Milan, Pioli, serviva più lucidità, ora testa all'Europa. Stefano Pioli mastica amaro dopo la sconfitta all'ultimo respiro contro l'Atalanta. In parità numerica, sembrava che l'inerzia fosse più dalla nostra parte l'analisi del tecnico del Milan a DAZN. Bisogna essere più lucidi anche nelle scelte difensive, perché sono errori che ci costano tanto. Quando si prendono 3 gol significa non aver lavorato bene di squadra in fase difensiva. Non siamo stati scaltri a prendere gli inserimenti. Abbiamo ripreso la partita con intensità e qualità, era da portare a casa con un risultato positivo e invece usciamo con una sconfitta pesante. Nizza. Il Tottenham su TODIBOM allo United resta in vantaggio. Jean-Claire Todibo ha diversi estimatori, non soltanto dall'Italia dove la Juventus ha fatto un pensiero per lui. Il difensore francese è finito nel mirino del Manchester United che a breve dovrebbe vedere l'ingresso in società proprio di Jim Ratcliffe, proprietario del Nizza. Oltre a Red Devils sul Transalpino, si starebbe muovendo anche il Tottenham come riportato da tutto mercato web. Inter, Lautaro. Rinnovo entro Natale? Lo spero, manca poco. Spero presto, non so e arriverà entro Natale ma manca poco. Così Lautaro Martinez sul rinnovo di contratto dopo il netto successo sull'Udinese. Derby a Manchester per LACQUISTODIORO. Si prospetta un derby di mercato fra Manchester United e Manchester City, che si sono messi sulle tracce del 18enne francese Leny Yoro. Come riportato dal Mirror, entrambe le squadre inglesi avrebbero messo gli occhi sul difensore che sarebbe diventato l'oggetto del desiderio sia di Erik ten Hag che di Pep Guardiola. Nottingham Forest, c'è il sì di Lopetegui. Julen Lopetegui potrebbe presto ripartire dall'Inghilterra. Come riportato dalla stampa britannica, il tecnico spagnolo dovrebbe sedere sulla panchina del Nottingham Forest, in difficoltà nell'ultimo periodo e con soli 4 punti di vantaggio sulla zona retrocessione. Una situazione che di certo non favorisce il club inglese che starebbe pensando all'ex City della Spagna per il nuovo corso e che avrebbe ricevuto l'assenso dallo stesso Lopetegui. Tottenham, RICHARLISON, verso l'Arabia Saudita. Richarlison potrebbe lasciare presto l'Inghilterra per percorrere la strada seguita da diversi suoi colleghi, approdati in Arabia Saudita. Il fantasista brasiliano avrebbe ricevuto diverse offerte dalla Saudi Pro League, come riportato dalla stampa inglese, e ciò potrebbe costringerlo ad abbandonare anzitempo il Tottenham. Saudi Pro League, il Manchester United apre alla cessione di Eriksen.
Christian Eriksen è ormai finito ai margini del progetto di Erik Ten Hag, motivo per cui l'ex Inter potrebbe lasciare già a gennaio Manchester. Come riportato dalla stampa inglese, lo United avrebbe aperto alla cessione già a gennaio, soddisfacendo così le richieste provenienti dalla Saudi Pro League. Barcellona. Il Bayern chiede LENGLET.MA servono 15 milioni. Il Bayern Monaco è sempre alla caccia di un difensore e i radar dei tedeschi si sarebbero fermati proprio su Clément Lenglet, che all'Aston Villa non si sta trovando nel migliore dei modi. I tedeschi devono però fare i conti con il Barcellona che, come spiegato da Sport, chiederebbe un introito attorno ai 15 milioni di euro. Ibrahimovic, Milan, non lo so, vedremo cosa succederà. Non lo so, vediamo, stiamo parlando e vediamo cosa succederà. Così Zlatan Ibrahimovic a Sky risponde ad una domanda sul suo ritorno al Milan. L'ex campione rossonero non si sbilancia dopo settimane in cui lo svedese ha avuto contatti con il club rossonero e si è incontrato con Jerry Cardinale, numero 1 di Red Bird. Cagliari. Ranieri, contento della rosa ma sempre attenti a mercato. Contentissimo della rosa di cui dispone, ma l'ex allenatore del Cagliari Claudio Ranieri guarda sempre con attenzione al mercato che riapre dopo le feste per chiudersi il 31 gennaio 2024. Io mi occupo della squadra, ha precisato durante la presentazione della gara contro il Sassuolo, lunedì alle 20.45 alla Unipol Domus. È chiaro però siamo sempre attenti per capire cosa, e se, serva, e anche che tipo di soluzioni possano esserci in giro. Però sono contentissimo della rosa che ho a disposizione. Lione, anche LA Juve su CHERKI. La difficile situazione societaria che lo vede all'ultimo posto in Ligue 1 potrebbe spingere il Lione a cedere già a gennaio Ryan Kerky. Chi guarda con attenzione cosa accade oltre Alpe è la Juventus che, come riportato da Tutto Sport, potrebbe portare a casa l'attaccante di origine algerina già nel mercato invernale con un prezzo di sconto. Il contratto con i francesi lo legherebbe sino al 2025, ma Kerky potrebbe lasciare il club transalpino in anticipo qualora le condizioni lo consentissero. Manchester United, Sancho potrebbe tornare al Borussia Dortmund. La Juventus ha da tempo messo nel mirino Jadon Sancho, tuttavia difficilmente il tedesco raggiungerà Torino. L'attaccante del Manchester United potrebbe rientrare in uno scambio fra gli inglesi e il Borussia Dortmund per portare in Gran Bretagna Daniel Malen. A riportarlo è la Bill che ha prospettato un possibile ritorno a casa per Sancho. Roma, Mourinho. Parlato coi FRI e DKIN. MA non abbiamo discusso di futuro. José Mourinho ha parlato anche del suo rinnovo di contratto nella conferenza della vigilia di Roma-Fiorentina. È una domanda ipotetica, non mi piace rispondere alle domande ipotetiche. Il loro sostegno mi ha fatto piacere e mi piace la riconoscenza del fatto che io faccio tutto quello che posso per aiutare la società. Oggi non è un segreto che ci sono qui a Roma i Friedkin, abbiamo parlato e il rapporto è positivo. Ma non abbiamo discusso del mio futuro. Napoli. Il Chelsea è pronto a tutto pur di avere OSIMHEN a gennaio. I ritardi sul rinnovo e le diatribe delle scorse settimane lasciano sempre aperta la porta a un addio a gennaio da parte di Victor Osimhen. Come riportato dall'Inghilterra, il Chelsea sarebbe pronto a tutto pur di accaparrarsi le prestazioni del nigeriano, che potrebbe andarsene da Napoli nella prossima sessione di mercato.
Fulham, anche Manchester United e Liverpool su PALHINHA. João Palhinha sta impressionando con il suo rendimento in Premier League, tuttavia nessuno si aspettava che potessero arrivare un numero così alto di offerte. A partire dal Bayern Monaco che aveva messo nel mirino il centrocampista portoghese, ma che a questo punto difficilmente farà un'offerta per gennaio. Anche perché, come riportato da Sky Sports The, nella corsa per il Lusitano si sono prepotentemente aggiunte Manchester United e Liverpool. Milan. Incontro fra Moncada e GUIRASSY per gennaio. Il cerchio si fa sempre più stretto e con il passare dei giorni le prospettive di mercato per il Milan appaiono sempre più chiare. I rossoneri sarebbero infatti pronti ad affondare il colpo per Seru Guirassy che, come confermato dal Corriere dello Sport, potrebbe approdare in rossonero già a gennaio. Il giocatore dello Stoccarda ha impressionato nella prima parte di stagione con 18 gol in 13 partite in Bundesliga, al punto da muovere addirittura Jeffrey Moncada che sarebbe pronto a mettere sul piatto i 17,5 milioni di euro previsti dalla clausola rescissoria e che ha deciso di incontrare direttamente l'attaccante per convincerlo a muoversi già a metà stagione. Inter, Chelsea e Liverpool pensano a Calhanoglu. Hakan Calhanoglu sta vivendo una stagione fantastica e non a caso sulle sue tracce si sono messe diverse big inglesi, tra cui Chelsea e Liverpool. L'Inter, però, vuole tenerselo stretto e non intende cederlo, anche visto il contratto da poco rinnovato e in scadenza nel 2027. Lo scrive Tutto Sport.